Il programma di investimento della pubblica amministrazione della città di Alzano Lombardo si è imperniato su due principi fondamentali. Il primo è la sicurezza del territorio e delle persone attraverso una serie di interventi di difesa del suolo, di manutenzione degli edifici, di interventi infrastrutturali sulle strade. E il secondo principio è quello dell'efficientamento energetico del territorio. Efficientamento energetico che ha due obiettivi principali. Il primo è quello di ridurre le emissioni in atmosfera e quindi contribuire a migliorare il nostro ambiente, il nostro territorio. E il secondo è certo anche quello di migliorare le risorse economiche, per cui spendere meglio i nostri soldi, soprattutto nell'ambito energetico. Proprio su questo aspetto, lunedì sera abbiamo approvato un progetto importante, che è l'efficientamento dell'impianto di illuminazione pubblica, un impianto che ha più di 3.000 punti luce, cui un impianto significativo, che verrà completamente efficientato, cioè trasformato con tecnologia a LED. Questo progetto verrà realizzato attraverso un partenariato pubblico-privato, c'è un soggetto proponente che ci ha inoltrato uno studio di fattibilità tecnico-economica che prevede un investimento di 1,9 milioni di euro e che consentirà la trasformazione e quindi l'ammodernamento dell'impianto nell'arco dell'anno 2020. Questo ammodernamento consentirà di ridurre le emissioni in atmosfera di CO2 di ben 219 tonnellate, equivalenti a 102 tonnellate di petrolio equivalente. Ci sono però altri interventi significativi dal punto di vista dell'efficientamento energetico che abbiamo perseguito e che stiamo perseguendo. E lo stiamo facendo attraverso una programmazione ben precisa. Si chiama PAES, è il piano energetico che regola tutta l'attività, quindi il documento ordinatore che regola tutta l'attività amministrativa per quanto attiene i risparmi energetici. E uno degli interventi più significativi che abbiamo fatto è stato l'intervento sul teleriscaldamento, che verrà eseguito nei prossimi anni. Edison, che è leader nell'ambito nazionale nella gestione di questo tipo di impianto, ha preso in concessione l'impianto di Alzano e farà un investimento di 4,6 milioni di euro nei prossimi anni, sempre per efficientare i nostri impianti e migliorare sempre di più quelli che sono gli aspetti qualitativi e ambientali del nostro territorio. Altri interventi minori, ma che poi minori non sono, li stiamo eseguendo sul municipio con l'efficientamento dell'intero impianto illuminotecnico, che consentirà un risparmio energetico pari a 6.000 euro all'anno e pari anche qui a 13 tonnellate di anidride carbonica non immessa in atmosfera. La sostituzione di una serie di caldaie allo stadio Carillo Pesenti che andremo a realizzare a breve, quelle che abbiamo già sostituito alla scuola elementare di Nese, alla scuola media di Nese, fino ad arrivare alla realizzazione di un edificio completamente nuovo per quanto riguarda la scuola dell'infanzia. Un investimento questo da 2,6 milioni di euro che consentirà di realizzare un edificio altamente performante, non solo per quanto attiene gli aspetti qualitativi dal punto di vista della formazione, dal punto di vista della sicurezza strutturale, ma un intervento a consumo di energia quasi zero. Vuol dire che non servirà energia per riscaldare, per produrre energia elettrica, non dovremo prelevarla insomma dalla rete tradizionale. Anche questo è uno degli aspetti importanti, quello della sostituzione edilizia, cioè di realizzare nuovi edifici che siano performanti e vadano incontro a quelle che sono le esigenze moderne di sicurezza e di risparmio energetico. A coordinare tutti questi aspetti, un assessorato che ho costituito nel 2018, affidato all'assessore Andrea Pezzotta, il quale ha appunto il compito di tessere, di cucire tutta questa trama, questa programmazione che vi assicuro essere molto complessa, ma certamente molto efficace sia dal punto di vista dell'economia che dal punto di vista del rispetto dell'ambiente.